lentamente passate per il centro, mettiamo le mani sotto il polpaccio sinistro, fronte ginocchio. Direi che potete cominciare a respirare. Guardo avanti, inspiro. Allora andiamo a flettere sia la gamba destra che la sinistra. E scendiamo lungo la linea del ginocchio destro, allungo, rilasso, respiro. Beatrice, tu lo fai le... Bene, parliamo. Guardo avanti, inspiro, sollevo. Mettiamo la vostra mano sinistra, sì, dietro il quadricipite, la mano destra dietro la schiena e mi apro guardando alla vostra destra. Cercate di tenere la linea delle spalle diritta, ok? Lentamente torno, tengo la posizione con la mano destra, prendo dietro il gomito sinistro e tiro. Scivolo e tiro. Ok, scendo piano, incrocio. E spingo i gomiti a terra e tenendo i gomiti a terra metto le mani dietro la nuca. Due in uno. Avanti, inspiro, sollevo, ok, andiamo a portare dietro, quadricipite sinistro e ci allunghiamo sulla linea del ginocchio sinistro, mi lascio andare giù.
sguardo avanti, inspiro, sollevo. Andiamo a portare la mano destra dietro il quadricipite, spingo dietro, apro. Lentamente, forma. Ok, incrocio, qualche secondo soltanto, orecchio destro, spalla destra, schiena dritta, con l'avambraccio oppure i polsi, spingo in apertura in maniera tale da avere le spalle sulla stessa linea e questa la cassa toracica e due dita sopra l'ombelico, sempre come se fossero prominenti in avanti, respirate. Ok, orecchio destro, spalla destra. Passo per il centro, orecchio sinistro, spalla sinistra. Passo per il centro, le mani sulle ginocchia, spingo dietro. E mento in direzione dello sterno. Guardo avanti, sollevo, e scendo di nuovo, sollevo. E scendo, Alessio, sollevo, chi è? Scendo, mettete con la schiena a terra, per favore, gambe al petto, dalle ginocchia. Dondolate lentamente, sì, dondolate lentamente destra e sinistra, grazie. Appoggiate i piedi vicini ai glutei, le gambe chiuse, chiudo anche le ginocchia, chiudo bene anche le ginocchia, le braccia fuori all'altezza delle spalle, scendo con le gambe a destra e porto la testa a sinistra.
vostra mano destra andiamo a prendere l'esterno coscia a sinistra e spingiamo verso il basso. La testa, se riuscite, a sinistra. Al centro, proviamo a stendere la gamba sinistra avanti e la mano la spostiamo o lungo il polpaccio, dovreste arrivarci tutti, o in prossimità del ginocchio. Cerchiamo di spingere il più in alto possibile, quindi lavoriamo sullo scioglimento della tensione sul fianco sinistro. Lentamente torno al centro, le braccia fuori all'altezza delle spalle, scendo con le gambe chiuse alla vostra sinistra e la testa a destra, le braccia all'altezza delle spalle, i palmi delle mani e l'avambraccio a terra. Girate la testa a destra, destra. Rosy, non ti ricordi più qual è la destra o la sinistra? Con la mano sinistra sull'esterno coscia, destra, e spingiamo verso il basso. La gamba verso sinistra, mettiamo la mano in prossimità del ginocchio oppure sul polpaccio, quindi la vostra mano sinistra, e spingo. Lentamente adesso torno, divarico leggermente le gambe, più o meno lungo la linea delle spalle, rilasso le braccia, sollevo la zona lombare, inspiro, appoggio e espiro, sollevo, inspiro, appoggio e espiro, continuo qualche secondo. Thank you.
Ok, lo facciamo un po' più velocemente. Allora, sollevo, appoggio, sollevo, appoggio, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Veloce, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, divarico leggermente, rilasso la schiena e scendo con un ginocchio dentro l'altro, ritmicamente. Lentamente scendo, uno, due, scendo bene e inspiro, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e stop, chiudo le gambe, spingo bene la schiena a terra e andiamo a prendere il ginocchio destro e semplicemente lo portiamo al petto. Sollevo la stessa gamba destra, prendiamo il polpaccio, portiamo il piede in flessione dorsale, cerchiamo di lavorare sulla tensione che si crea dietro la coscia e tiro. Avampiede. La gamba, prendiamo il collo del piede, così respingiamo sul bacino e teniamo la posizione qualche secondo, la schiena a terra, il mento in direzione dello sterno, e ci prepariamo all'accavallamento completo, quindi accavalliamo completamente la gamba destra sulla sinistra, braccia fuori all'altezza delle spalle, tallone vicino ai glutei, scendo con le gambe alla vostra destra, prima, tengo la posizione,
lentamente torno e andiamo dall'altra parte, stesso accavallamento. Centro, tolgo l'accavallamento, sollevo la gamba destra in alto, tesa, tutte e due le mani dietro al ginocchio, tiro, faccio caviglia, avampiede, lentamente piego, portiamo il collo del piede sotto il bacino. Tengo la posizione qualche secondo. Accavalliamo la gamba sinistra sulla destra, le braccia fuori all'altezza delle spalle, scendo con tutto l'accavallamento a destra. Andiamo dall'altra parte, lentamente, stesso accavallamento. Torno al centro, tolgo l'incrocio, portiamo le piante dei piedi a contatto. Allora stiamo ancora lavorando solo sulla colonna vertebrale, poi tutte le parti periferiche andiamo ad allungare, periferiche rispetto alla colonna e non rispetto al resto del corpo, quindi tutti gli allungamenti che noi facciamo sono intorno alla colonna. Nel frattempo gli spazi intervertebrali sono bene aperti e appoggiati. Una volta che le piante dei piedi sono appoggiate, le ginocchia si aprono e le lasciate andare giù completamente. Rilassate le braccia con i palmi delle mani verso l'alto, rilassate la nuca e respirate profondamente finché non sentite l'interno coscia che comincia veramente ad allungarsi.
lentamente chiudo le gambe, inspiro, lo rifacciamo di nuovo, porto le piante dei piedi a contatto. Provate adesso con le mani a prendervi a metà dell'interno della coscia e senza inarcare la schiena spingere verso il basso, cercando di aumentare lentamente la trazione. Chiudo le gambe. Ok, adesso ci giriamo in quadrupedia. Puntiamo i piedi, le gambe leggermente divaricate, le mani più avanti rispetto alla linea dello spalle, sollevo e spingo dietro. Una volta che siete in questa posizione, cercate di spingere i talloni a terra, di aprire il busto verso il basso e di respirare profondamente. Adesso lentamente piego le gambe e poso le ginocchia, scendo con i glutei sui talloni. Cercate di non spostare la posizione delle mani. Vedete che io da qui faccio tutto, poi casomai aumento, ok? Casomai aumento la trazione. Inspiro, inarco, apro bene le spalle, cercate di respirare profondamente. Sollevo, allungo. Guardo avanti, punto i piedi, sollevo, lentamente scendo, appoggio, mano destra, avampiede, sinistro.
sguardo avanti. Appoggio, stessa posizione, spingo solo la gamba avanti, in questo modo. Quando è avanti, io mi siedo sulla gamba dietro, ok, e mi lascio andare giù. Flessione dorsale del piede. Quindi dovete sentire la trazione e vi lasciate andare giù completamente. Guardo avanti, inspiro, sollevo, torno, allungo, di nuovo. Sì. Per il Pilates vanno riportati di qua, eh? Io ho Zumba e Gag, sì, dopo mi servono. Vabbè, dopo li riporto qua. Ok. Guardo avanti, inspiro, sollevo. Allora, equilibrio con la mano sinistra, prendiamo l'avampiede, destro. Inarco bene, apro le spalle, sostengo, sollevo il ginocchio, respiro. Lentamente scendo, appoggio, adesso prima di fare il resto porto le mani molto avanti, però vedete, allora guardate esattamente, dovete provare ad inarcare solo appoggiando il petto. E respiro bene. Lentamente sollevo. Allora, avevamo con la mano sinistra l'avampiede destro, stessa posizione precedente. Scendo, flessione dorsale, gomiti a terra.
lentamente guardo avanti, poggiate le mani, il lavoro che dovete fare è questo, e lascio andare giù. Guardo avanti, inspiro, sollevo, allora giro le spalle dietro, uno, due, tre, giro avanti e uno, due e tre, piccolo bending, cioè questo, scendo uno, torno, due, torno, tre, torno, quattro, torno, cinque, torno, sei, torno, sette, torno, otto, l'ultimo, quattro, tre, spalle dritte, due, uno, avanti, uno, due e tre, un bel respiro, tiro bene, ok, grazie mille.